Se un insegnante non trasmette passione e coinvolgimento quando insegna un argomento, difficilmente l'allievo lo farà suo. Questa purtroppo è una situazione che molti di noi hanno vissuto fin dalla tenera età in cui andavano alle scuole elementari. Ma ovviamente non ne eravamo affatto consapevoli. Crescendo la situazione non è per molti di noi migliorata granché. Infatti crescendo abbiamo capito che alcune materie erano più coinvolgenti di altre proprio perché questa passione ce la trasmetteva l'insegnante stesso. Mentre altre materie che potevano essere potenzialmente interessanti risultavano noiose e sgradevoli. Forse proprio perché il primo a cui non piacevano era proprio il prof. In quel caso eravamo intrappolati nella scuola dell'obbligo e quindi non c'era via di uscita. Ma non per questo devi vedere allo stesso modo le tue lezioni di musica. In questo caso sei tu quello che paga e quindi i ruoli non sono proprio gli stessi. Perciò se ti accorgi che il tuo insegnante non fa il suo lavoro con passione, cambialo. Questa volta hai una via di uscita. Non so se hai mai sentito parlare di GIGO. Essendo io un diplomato in informatica, so che cosa significa. Significa che se a un software gli dai in ingresso della spazzatura, lui elaborerà la spazzatura e ti ributterà fuori spazzatura. Con questa metafora voglio solamente dirti che se quando studi immetti nel tuo cervello informazioni spazzatura, cioè non strutturate e incomplete, lui ti restituirà delle cattive abitudini sia per quanto riguarda lo studio tecnico del tuo strumento, sia per quanto riguarda l'aspetto concettuale che il tuo ruolo ha all'interno della musica. Per esempio, se studi in maniera superficiale la tecnica, suonerai in maniera superficiale anche la musica. Oppure se non studi la parte culturale che riguarda il tuo strumento e la musica in generale, sarai sempre un musicista superficiale. Beh, anche questa è una scelta rispettabile. Infatti non tutti hanno un interesse così morboso nell'approfondire questi aspetti. L'importante è esserne consapevoli. In conclusione, tornando al discorso dell'insegnante, ti consiglio di cercartene uno congruo con i tuoi obiettivi. Perché per esempio se il tuo scopo è solamente divertirti, invece lui vuole trasmetterti qualcosa di più profondo, nasceranno incomprensioni e frustrazioni da ambo le parti. Viceversa, se tu invece sei uno che vuole andare in profondità e lui invece è uno superficiale, ecco che scatterà la procedura GIGO. Ora invece voglio parlarti della visualizzazione di un'esecuzione. Secondo me visualizzare il risultato di un'esecuzione musicale o di un esercizio è fondamentale per la riuscita rapida del tuo scopo, per arrivare rapidamente ad un'esecuzione corretta. È anche un ottimo modo per studiare senza strumento. Prova a visualizzare i movimenti e ad immaginare i suoni che otterresti. Cerca di riprodurre davanti ai tuoi occhi l'esecuzione completa, nota per nota, di ciò che stai immaginando di suonare, o anche di ciò che stai ascoltando o creando, nella tua immaginazione ovviamente. Vedrai che se ti siedi alla batteria riuscirai a suonarla immediatamente. Inoltre, visualizzare un'esperienza che tu dovrai ancora vivere farà in modo che tu riesca a riprodurla nella realtà molto più facilmente. Per esempio, usa questo metodo prima di salire sul palco per una performance. Concentrati e visualizza te stesso che stai suonando alla grande il primo brano della serata, quello che di solito è più difficile da affrontare a causa dell'emozione. Visualizza le facce sorridenti e soddisfatte dei tuoi colleghi sul palco, proprio come ti ho descritto nel post del blog Cintura Nera di Sostituzioni, parte 5. Per concludere, lascia che ti dica che l'esperienza è l'insegnante più severa. Prima ti mostra la lezione e poi te la spiega. Di questo io ne sono stracerto. Bisogna viverle le situazioni e fare gli errori necessari, perché si impara molto di più dagli errori che dai successi. Per cui ti esorto a buttarti nella mischia appena ti senti abbastanza pronto. Non farti ingabbiare dalla sindrome della perfezione come è successo a me 30 anni fa, altrimenti non comincerai mai. In conclusione, torno a ripeterti che per imparare a suonare bisogna suonare il più possibile e prendersi i propri rischi. Studiare serve ad avere le armi per uscire alla grande da situazioni difficili. Significa avere sempre pronto un piano B.